Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con Bibicraft. In questo tutorial andremo a realizzare delle pillole creative. In cosa consistono? Sono delle piccole creazioni, ovviamente non sono in tessitura, ma si realizzano in pochissimo tempo, in neanche 5 minuti avrete realizzato appunto il vostro orecchino. E sto parlando di questi orecchini qui. Sono degli orecchini davvero molto semplici, con poco materiale, ma sono davvero carinissimi. Questa è la forma del rombetto, ovviamente possiamo realizzarli anche più grandi, più piccoli. Poi ho realizzato anche la forma del triangolino e poi anche la forma del cuoricino. Questo è il cuoricino col gancetto e c'è anche la versione col cuoricino senza gancetto. Oppure inserire qui un anellino e portarlo a mo' di charms. Quindi possiamo realizzare tantissime cosine davvero carine, luccicose e adattissime anche per chi realizza dei mercatini. Sono davvero delle idee semplicissime. Sicuramente su YouTube ci saranno altri video dedicati con questa tipologia di tecnica, perché poi appunto sono un incrocio di cipollotti, però rendono davvero tantissimo. Sono davvero semplicissimi da realizzare, quindi volevo mostrarvi come realizzo degli orecchini semplici ma carini, perché non tutte portano appunto creazioni grandissime oppure troppo elaborate. Questi sono discreti ma al tempo stesso eleganti e fini. Vi lascio al tutorial. Come vi dicevo, il materiale è davvero semplicissimo perché bastano dei semplici cipollettini che abbiamo appunto in casa, in qualsiasi dimensione vanno benissimo, sia da 3x2, da 2x2, anche cipollettini più grandi. Poi ovviamente a seconda della grandezza del cipollettino il componente sarà un po' più grande o un po' più piccolo, quindi questo credo che sia logico. Come filo vado ad utilizzare questo qui della Benecreate, che è il filo da 0,4 mm, preso a spunto sempre dal sito di Bibicraft. Giù nell'info box vi lascio tutti i link relativi a tutti i prodottini, ed è appunto il 26 gauge. Come dicevo, i cipollottini qui ne ho una caterva, ho diversi tipologie di cipollottini, anche questi qui piccolissimi presi sempre dal sito di Bibicraft. Altri cipollottini grandi, piccoli, quindi sbizzarritevi a realizzare tantissimi, tantissime versioni differenti in tantissimi colori. Poi, per quanto riguarda l'orecchino, ho aggiunto una monachella francese e sono queste qua, sempre prese dal sito di Bibicraft. Sono delle monachelle in acciaio inossidabile, colorazione oro, e mi trovo davvero benissimo con questa tipologia di monachella. Poi, per quanto riguarda le pinze, vado ad utilizzare una tronchesina e la pinza, questa qui presa appunto sempre dal sito di Bibicraft, che è la pinza con le punte coniche. Ha 6 grandezze di coni differenti. Primo passaggio, vado a tagliare esattamente 15 cm di filo da 0,4 mm. Per realizzare appunto il rombettino vi occorrono esattamente 9 cipollottini. Io l'ho scelti della dimensione da 3x2 mm. Inserite 3 cipollottini e li portate al centro del filo. E adesso gli ultimi due cipollottini, cioè questi qui, prendete l'altra estremità di filo e ripassate con il filo andando in direzione opposta in questi due cipollottini. E adesso piano piano tirate il filo in questo modo, vedete? Piano piano andate a tirare entrambe le estremità di filo. Stringete per bene, così è tutto bello compatto, e questo è il risultato. Adesso su una delle due estremità, io scelgo questa sinistra, vado ad inserire 3 cipollottini. Ed eccoli qua. Di nuovo con il filo destro vado a ripassare in tutti e 3 i cipollottini andando in direzione opposta. In questo modo. E di nuovo piano piano vado a tirare le due estremità. In questo modo. Adesso di nuovo due cipollottini sul filo ed eccoli qua. Rivado nuovamente con il filo destro in entrambi i cipollottini in direzione opposta. Ok, tiro per bene sempre le due estremità ed eccolo qua. Infine un ultimo cipollottino e di nuovo con il filo destro vado ad incrociare in questo cipollottino.
tiro per bene entrambi i fili e questo è il risultato. Adesso le due estremità di filo le porto su al cipollottino e con una pinza prendo questa qui, vado a girare in questo modo, in modo che vado a bloccare i due fili. E adesso con la pinza questa qui vado a realizzare il cappietto. Quindi impunto la pinza, passo il filo sotto e rigiro attorno. Ok. Per creare appunto l'asolina. E adesso con la pinza vado a tagliare il filo in eccesso. E questo è il risultato. Adesso vado ad agganciare la manichella al gancino e l'orecchino è terminato. Per la versione triangolino, che è appunto questo qui, vi occorrono esattamente 15 cipollottini. Per questa versione qui, volendo, o possiamo utilizzarla in questo modo, che somiglia volendo anche a un piccolo albero di Natale, però visto che non è il periodo e siamo appunto a febbraio, quindi non è il caso, possiamo anche realizzare delle piccole frangette qui in basso, in modo da realizzare un orecchino molto elegante e particolare. Basterà soltanto agganciare qui degli anellini, cioè intervallare fra questi ultimi cipollottini, andare ad intervallare con dei piccoli anellini, in modo che poi su quegli anellini possiamo agganciare un chiodino pendente con altri cipollottini, in modo da creare una frangia. Per realizzare appunto questo triangolino vi occorrono, come dicevo prima, 15 cipollottini. Andiamo ad inserire sul filo, ho preso esattamente 20 cm di filo, sempre misura 0,4, e vado ad inserire 9 cipollottini. Ed ecco qui i 9 cipollottini, vado ad incrociare il filo destro nei primi 4 cipollottini, quindi con il filo destro ripasso soltanto in 4 cipollottini. Vado a stringere entrambi i fili. In questo modo andiamo anche un po' ad appiattire i due lati in modo da avvicinarli e poi sempre sul filo di sinistra vado ad inserire 3 cipollottini. Ed eccoli qua, li vado ad incrociare con il filo destro, quindi ripasso con il filo destro in tutti e 3 cipollottini andando in direzione opposta. E piano piano stringo prima un filo e poi l'altro. Ed ecco qua, adesso sul filo di sinistra inserisco 2 cipollottini, questo è il primo e il secondo, e di nuovo vado ad incrociarli con il filo destro, quindi ripasso in entrambi i cipollottini andando in direzione opposta. Infine l'ultimo cipollottino e vado sempre ad incrociarlo con il filo destro. Adesso vado a creare nuovamente l'asolina nel medesimo modo, quindi avvicino i due fili, giro e poi di nuovo la pinza e creo l'asolina. Ed ecco qua i due triangoli terminati. Adesso vi mostro come si realizza appunto il cuoricino. Il cuoricino si realizza con esattamente 13 cipollottini. Il segmento di filo è sempre 15/20 cm e vado ad inserire 3 cipollottini iniziali e vado ad incrociare i fili in 2 cipollottini. Ed ecco qua. Adesso sempre sul filo sinistro inserite 4 cipollottini gialli. Ed eccoli qua, e adesso con il filo destro ripasso in tutti e 4 i cipollottini. Questo è il risultato. A questo punto sul filo di sinistra inserisco 3 cipollottini gialli, li porto alla fine e sempre con il filo di sinistra vado sotto, vedete,
aspettate che avvicino la telecamera. Dicevo, sempre con il filo di sinistra vado sotto a questi due cipollottini e vado a creare la prima curva del cuoricino in questo modo. Adesso ripasso sopra il filo e nel retro in questo modo, vedete? Questo è appunto il retro con il filo che va verso il basso e adesso stessa cosa faccio anche con il filo di destra. Questo è il risultato al momento, questo è il retro, appunto ho ancora i due fili, vedete in questo modo. Adesso vado a lavorare sempre un filo per volta, quindi prendo il filo alla mia destra e lo devo infilare esattamente sotto al filo dove sono presenti questi due cipollottini. Quindi prendo il filo di destra, lo infilo in questo punto qui, vedete? Giro il lavoro e vado a tirare questo filo. Ok. Vado a tirare il filo in questo modo, vedete? Faccio la stessa cosa anche con l'altro filo, quindi prendo questo filo, lo infilo qui nel medesimo punto e vado a tirare anche quest'altro filo. Ok, vedete, viene questa sorta di lancetto centrale. Questo passaggio serve per non far allargare il cuoricino fra un giro e l'altro, quindi rigiro di nuovo la lavorazione e porto questi fili in alto, così aggiusto i due fili, vedete in questo modo, sono piatti entrambi. Adesso il filo di destra vado a passarlo sul retro, qui. E adesso devo rinfilarmi in questa curva, quindi dal retro mi infilo nella curva. Precisamente mi devo infilare in questo punto qui. Vedete dove è presente il primo cipollottino? In questo punto e vado a tirare il filo. Se non riuscite, aiutatevi con le pinze delicatamente, in modo che ho bloccato il primo filo. Stessa cosa farò anche con l'altro filo. Con questo qui, quindi vado sempre sul retro del lavoro, sul retro, mi infilo in questo punto dove è presente appunto il filo. In questo modo ho bloccato appunto i due fili. Se non vogliamo realizzare alcuna asolina sul cuoricino, vado a rigirare nuovamente questi fili nel medesimo passaggio in modo per bloccarli ulteriormente. Se invece vogliamo realizzare una asolina, andiamo a realizzare l'asolina con questi due fili. Ed ecco qui tutte le creazioni terminate. Io spero che questo piccolo tutorial sia stato utile. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!